La polemica aumenta sulla questione strisce blu. Le eccezioni sollevate dalla maggior parte dei cittadini sono le stesse. Le tariffe orarie sono eccessive, non si capisce quale sia il limite tra la zona A e la zona B e gli addetti al controllo non sono ancora in grado di fornire le adeguate informazioni. Le zone blu in particolare è legata al fatto che dovrebbe esserci anche intervallate degli stalli bianchi di sosta comunque gratuita che sono collocati nelle vie parallele, quindi chi magari deve in qualche modo entrare in qualche attività possibilmente non può assolutamente usufruirne perché o va in doppia fila, quindi multabile, oppure deve andarsi a cercare il parcheggio e girare, quindi in zone limitrofe. Secondo me la problematica di queste strisce, di questi parcheggi, dovrebbe essere regolamentata in maniera diversa, con la distribuzione e con evidentemente vedere anche le quote di parcheggi gratuiti rispetto a quelli a pagamento e anche per disabili che hanno pure loro queste problematiche, semplicemente questo. Secondo talune indiscrezioni non sarebbero inoltre previsti gli stalli obbligatori destinati ai disabili, in possesso peraltro di regolare autorizzazione. Questa situazione pone delle problematiche anche ai rivenditori dei famigerati grattini, sui quali i cittadini riversano il loro malcontento e la loro disapprovazione per la mancanza dei parchimetri e per il conseguente ritorno al passato. Delle precisazioni dove iniziano, dove finiscono, quindi il disagio che stiamo avendo poi nell'accontentare il cliente e nel non sapere dare bene i margini di inizio e di fine della zona A, della zona B, c'è confusione. Questa domanda nemmeno il comune non ha pensato di rispondere. Gli ausiliari del traffico, alcuni sono pure disinformati perché i clienti non hanno chiaro che, per esempio, il centro è in zona A e le altre le zone limitrofe sono in zona B. Poi, giustamente, come penso tutti i cittadini sanno, ci si lamenta del fatto del prezzo, che questo sta a danneggiare noi. È vero che abbiamo avuto più di un anno di liberi parcheggi, però è vero che questo frena ancora di più l'arrivo di turisti, che la nostra città ne ha bisogno in questo momento. La critica maggiore proviene dai residenti, i quali si sentono discriminati, avendo perso il diritto al pass e dovendo quindi pagare cifre esorbitanti per poter sostare nelle zone limitrofe alle proprie residenze. Il capogruppo di Avanti Gela, Salvatore Scerra, rinnova il suo appello a riconsiderare le modalità di gestione della sosta a pagamento ai fini di un servizio più efficiente ed efficace. Avevamo previsto tutto questo caos, ovviamente la città non si aspettava che questa giunta avallasse il regolamento fatto dal commissario. Noi la nostra proposta l'abbiamo fatta, la ribadiamo, che è quella di bloccare questo servizio per quanto riguarda le strisce blu e sicuramente rivedere tutto quello che è il regolamento che porterà tantissime criticità a questa città.